Ciao. Ciao. Ti piace? Scusami, ma non ho fame. È successo qualcosa? Non mi va di mangiare. Devo dirti una cosa. Ti ascolto. A quanto pare è una cosa importante. Vedi, io... Sì? Io volevo dirti... Che? Credimi, mi dispiace molto, Teresa. Per favore, vieni al sodo. Tra noi... Ormai non c'è più niente. No. No. Mio Dio, Armando. Ma come puoi essere tanto ipocrita? Con quale coraggio affermi che ti dispiace dirmi una cosa che desideravi dirmi da tanto tempo? E io come ho fatto ad essere così illusa e cieca? Io... Continuavo a sperare che saresti rimasto con me. Tra noi non c'è più amore. Tra noi non c'è no, più desiderio. No, per favore, non parlare per entrambi. Tu non hai nessun diritto di venirmi a dire quali sono i miei sentimenti. Per te è molto facile. Per te è molto facile venire qui e dirmi che te ne vai, che tra noi è finita. Andiamo, Teresa. Non fare... No, non toccarmi. Non voglio che mi tocchi. Basta. Basta ipocrisie. Arrivi a casa. Mi dici che mi lasci. E per di più ti permetti di dire a me quali sono i miei sentimenti. Thank you.
Devo smetterla di pensare a lui. Devo smetterla di pensare a lui. Non è affatto vero che mi annoia assistere alle prove di quella nuova commedia. Però, capisci, mi sento fuori posto. Sì, mi trattano molto bene, d'accordo, ma io preferirei che andassimo, che ne so, in un bel localino tranquillo, a bere qualcosa e a parlare con calma di noi due. Mi sono spiegato. Sta a sentire, Irene, ti posso chiamare io tra qualche minuto? Sì, sì, bene, ci mettiamo d'accordo dopo. Ti mando un bacio, cara. Ciao, a presto, ciao. Chiara, sorridere è molto spesso una maniera di nascondere ciò che si pensa. Ma che stupidaggine, cosa dovrei nascondere? Ah, non lo so. Io non sono un indovino. Però tu puoi raccontarmi cosa ti succede. Succede che a volte l'amore ha un sapore un po' amaro. Ah, ora capisco. Mi stai dicendo che la tua storia d'amore è finita? No. È solo che in alcuni momenti sento che la situazione mi sta sfuggendo di mano e non so cosa fare. Chiara, non ti capita mai di pensare che saremmo dovuti restare insieme? Scusatemi, Chiara, c'è una visita per te. Ti è venuto proprio buonissimo. Grazie. Devo ammettere che Gabriele è un ottimo cuoco. Ho imparato a cucinare al sud. Ho vissuto là per un periodo. Avevo affittato una stanza nella casa di un'anziana coppia di austriaci. Mm-hmm. Sono stati loro a insegnarmi i segreti dell'arte culinaria. Ora capisco. Sì, però ben presto quei cari vecchietti ti cacciarono perché capirono che ti drogavi. Non preoccuparti. Anch'io ho dovuto rubare per comprare la droga. Mario. Sai molto bene che non è corretto raccontare ad altri quello che ci diciamo nelle riunioni di gruppo. Che cosa ti prende, Mario? Inviti a casa i tuoi amici per aggredirli? No. Ti stai sbagliando. Io non l'ho invitato. Lui è amico della mamma.